quella mattina c'era una dottoressa che era in servizio presso un ambulatorio specifico e c'erano tre medici che erano nel reparto, quindi non potevano essere presenti nell'ambulatorio. E mi dispiace che in quel frangente, quella mattina, c'è stato, diciamo, un parto, quindi è stata chiamata proprio la dottoressa dell'ambulatorio. E che poteva benissimo andare uno dei due medici che insieme al primario stavano effettuando, diciamo, le visite. Ma questo è un episodio marginale, no? Diciamo come stanno le cose. Effettivamente c'è un primario a scavalco, che è primario di ruolo presso l'ospedale Spock di Polistina, e contemporaneamente viene in servizio pure a Locri. Poi, nella pianta organica attualmente sono 5 medici, di cui una, diciamo, più utilizzata per questo ambulatorio specifico di diabetologia, altri 3 medici, perché la quarta è in malattia, ma in malattia esistono viste fiscali, esiste tutto, commissioni varie, e c'è una patologia di una certa importanza, ok? Ora, si è cercato risolvere questo problema come? Sta venendo attualmente una dottoressa da Melito Portosalvo per 2 giorni a settimana. In più, a necessità, vengono a gettone, pagati come libero professionisti, altri pediatri. Pediatri che sono scelti da un determinato elenco secondo le norme attuali, no? Non è che sono scelti a piacimento del primario. Questa è attualmente la situazione. Voglio dire, e mi riallaccio a quello che ha detto il sindaco di Locri, l'amico Giovanni, è stato, diciamo, autorizzato dalla struttura commissariale già un posto di dirigente medico di secondo livello a fine 2006. Recentemente è stato 16, e recentemente è stato autorizzato anche il posto per dirigente medico di secondo livello, cioè primario, e un altro posto di dirigente medico. Allora, voglio precisare che questi, diciamo, per ricoprire questi posti ci sono delle lunghezze burocratiche, e qua è stimolare, diciamo, fare in modo, come diceva l'avvocato Cartolano, cioè anticipare i tempi, bandire i concorsi prima, quando sa che uno va in pensione. Però le procedure per ricoprire i posti per primario, voglio precisarlo, ex primario, diciamo, dirigente di secondo livello e invece dirigenti di primo livello sono diverse, perché per quanto riguarda il dirigente medico di primo livello si può accedere a una graduatoria diciamo di un concorso o di concorsi effettuati nell'ambito regionale. E allora si è effettuato recentemente un concorso nell'azienda ospedaliera di Cosenza, dove si può attingere per questo dirigente medico. Purtroppo, scorrendo la graduatoria, nessuno, diciamo, ha fatto la scelta per Locri. Quando siamo arrivati ad un punto per scegliere questa dottoressa, è in dolce attesa, e quindi praticamente si è fermati. Posso dire che c'è un altro concorso che è stato, diciamo, terminato l'iter burocratico sempre nell'azienda di Cosenza, però nell'azienda territoriale. Quindi in questo caso, se verrà fuori questa graduatoria, si potrà utilizzare appunto la graduatoria per far venire in tempi brevi un altro medico dirigente però di primo livello. Oggi viene adottato questo atto, che ho visto nel testo della delibera si parla di concertazione con le forze sociali, con i sindacati e con i sindaci, che lui ha ereditato questa concertazione che di fatto poi sappiamo tutti che non c'è stata, però ha fatto bene in ogni caso a andare avanti, a proseguire, ad adottare l'atto aziendale, che è un documento di partenza importante. Poi sicuramente dovrà essere riempito di contenuti, ma d'altronde è quello che noi chiediamo da anni, cioè l'ospedale Spock previsto dal decreto del commissario,
che effettivamente Loghi diventi l'ospedale Spock, che si dà seguito oggi a questo atto aziendale, che vengono previsti i posti di letto con però professionali, medici, infermieri, il personale, che venga adottata in tempi brevi la pianta organica e che vengano fatte le assunzioni, che è quello che chiediamo, e poi acquistate le attrezzature necessarie. Non è che poi si chiede nulla di che. Siamo dispiaciuti che perdiamo di fatto alcuni reparti importanti come otorino e oculistica, che vanno anche scomparendo, la dermatologia e altri reparti che sono stati fino ad oggi il fiore all'occhiello di questa struttura ospedaliera. Dobbiamo accettare purtroppo queste nuove regole e queste nuove determinazioni, e questo dispiace, lo abbiamo già discusso con il dottore Brancati, però auspichiamo che quei reparti importanti che sono oggi indicati come nella struttura dell'ospedale Spock, a questi reparti venga data dignità in tempi brevi. La situazione in altri reparti, in altre situazioni, la situazione della sanità dell'ASP di Reggio Calabria, e non sarebbe stata commissariata, il commissariamento dura da 2 anni dal punto di vista della gestione attuale, e precedentemente ci sono state commissariamenti sub-territoriali prima dell'accorpamento della azienda. Quindi questa situazione di vecchi problemi arrivati a costituire un complesso sistema di step che hanno bloccato e hanno ostacolato gli operatori stessi nella loro quotidianità, e alla fine hanno fatto sacrificare i cittadini nell'utilizzo dell'usufruire servizi efficienti e dignitosi, dico anch'io, oltre che la solita frase di efficienza, quindi correlata ad aspetti economici, è un qualcosa che gli operatori, gli stakeholders locali e della provincia hanno conosciuto e hanno convissuto, dottore, con questi per anni. Non so se l'ho dimostrato così efficacemente, ci sto mettendo tutta la velocità della mia macchina amministrativa per andare avanti in questo senso, in questa via, in questa direzione. Lo stesso impegno e la stessa velocità che ci ho messo per pervenire all'atto, capisco che bene che ora è la parte più importante, la parte più realizzativa, ma lo stesso impegno ce lo metterò per realizzarlo, per riempirlo di contenuti. Non è un traguardo aver fatto l'atto aziendale, è la costruzione di un livello di partenza.